Piacenza ha fame di operai specializzati. Anche nella nostra provincia mancano figure professionali adatte alle esigenze delle aziende che in molti casi formano il personale internamente, come alla Safta. Truffatori scatenati, ottantenni derubati, colpi a segno a Gragnano e a Castel San Giovanni da parte di finti tecnici e falsi agenti delle forze dell'ordine. Il bastione rinasce, i biscotti si sgonfiano, serie di opere pubbliche in città, iniziati i lavori per la sistemazione di Bastione San Sisto e del parcheggio di Via Benedettine. Sullo stradone i contestati sparti traffico saranno portati a pochi centimetri di altezza. Piacenza, capitale cultura, ecco la squadra, firmato il protocollo tra comune, diocesi, fondazione e camera di commercio. Lavoro unitario per preparare il dossier da presentare al ministero entro il 15 settembre. Gol, commenti e novità a Zona Calcio. Ieri sera ha debuttato dal rinnovato studio allo spazio Rotative la nuova stagione della trasmissione di Telelibertà condotta da Corrado Todeschi. Tutte le immagini nel TGL+.